Abbonati e vedrai video senza pubblicità. Buona visione. Il punto centrale che bisogna vedere bene a fondo, chiaro, perfettamente chiaro, in evidenza assoluta, è questo. L'assurdità di pretendere che l'angoscia da cui sei dilaniato possa rimuoversi finché tu rimanga quel che sei. Come chi stringesse nella mano un tizzone ardente e pretendesse che il suo spasimo cessi pur senza intendere abbandonarlo. Devi trasformarti, devi superare te stesso, devi integrarti e dignificarti. Per l'io esiste propriamente non un problema, ma un compito. La soluzione è rigorosamente identica ad uno stato da realizzare, trasformandovi il tuo essere. Conosci te stesso vuole dire realizza, crea te stesso. Questa realizzazione va poi intesa come qualcosa di radicalmente positivo. Niente di concettuale, di morale o di sentimentalistico, del tutto indipendente da ogni particolare credenza, fede o filosofia degli uomini. È pura materia di esperienza. Così è presupposta la capacità al più freddo e diffidente positivismo, onde, sfebbrati da tutti i valori e non valori, feticci ed entusiasmi, ci si riduca a non considerare più che il concreto, reale, denudato rapporto con le cose e con gli esseri. Per gli uomini tale rapporto è quello estrinseco, contingente e condizionato, proprio allo stato fisico di esistenza. E quanto alla loro spiritualità, niente più che qualcosa di relativo ad un simile stato creato e vivente per i bisogni di questo e tale che con tutti i suoi inferiore e superiore, alto e basso, bene e male, divino ed umano, eccetera, non porta oltre di un passo, non trasforma in nulla ciò che metafisicamente, nell'ordine di un'assoluta concretezza, l'io è. Quale uomo? Nella gerarchia degli esseri. Occorre avere la forza di comprendere ciò, di prendere allora in blocco tutto quel che si è, si sente e si pensa quali uomini, metterlo da parte e voler andare innanzi, morire a tutto ciò che è credere, supporre e sperare, per freddamente sapere e per essere. Per trascendersi in una trasformazione radicale del rapporto secondo il quale si sta con le cose e con se stessi, lungo una gerarchia che sia determinata esclusivamente da quantità di essere, di un essere identico, simultaneamente, ad esperienza, sapienza e potenza. Questa via di compimento metafisico, questa realizzazione di sé al di sopra di tutto ciò che è proprio all'uomo, non è un mito e non è poesia. È una possibilità reale, effettiva, virtualmente dischiusa a tutti coloro che sappiano portarsi alla disperazione e a suprema rinuncia.
Essa fu conosciuta a fondo dallo yoga indiano. Circola in tutta una tradizione teurgica e magica, le cui radici si confondono con quelle stesse della storia. Balena attraverso i misteri e le vite dei santi e dei fondatori di religioni. Si riconferma, infine, nei primi accertamenti della metapsichica moderna. Di essa esiste di fatto una scienza precisa, rigorosa, metodica, trasmessa da fiamma a fiamma, da iniziato ad iniziato, in una catena ininterrotta, se anche non sempre palese al profano. Scienza che pur non avendo a che fare con cose e fenomeni esteriori, pur non esaurendosi in un mero guardare e constatare, ma volgendo invece ad una dignificazione, integrazione, divinizzazione dell'io, conduce agli stessi risultati quando siano compiute le stesse operazioni. Fa a meno di qualsiasi presupposto di fede, filosofia, scuola, bene e male, e procede sperimentalmente, secondo lo stesso sangue freddo e quegli stessi principi di spregiudicatezza, di diffidenza e di impassibile indagine propri alle scienze esatte. Per mera superstizione, banditi da tutto ciò che gli uomini chiamano spirituale e che essi abbandonano alle divagazioni del sentimento e della devozione o alle astrazioni spente ed arbitrarie della filosofia profana. Tutto quello che poteva dare, il cervello umano l'ha dato. Ora si tratta di far divenire il corpo intero dell'uomo uno strumento della coscienza che dovrà divenire presente nei processi vitali, dove agiscono le forze oscure e profonde dell'io.